velocissimo. Abbiamo imparato in queste settimane, attraverso i servizi che vi abbiamo presentato, è effettivamente uno sport poliedrico, perché ci sono tantissime discipline. Abbiamo imparato naturalmente a conoscere il ciclismo su strada, il ciclismo fuori strada con la mountain bike, tra virgolette, classica. Oggi invece parliamo di una disciplina molto spettacolare, che è il downhill. Una disciplina che negli anni anche in canavese ha preso sempre più piede e ha trovato anche degli interpreti importanti non solo a livello regionale e nazionale, ma anche internazionale. Oggi siamo qua con una giovane, definiamola promessa, in realtà è una realtà della downhill, che è Lorenzo Mascherini. Ciao Lore, buongiorno. E siamo lì, c'è il papà Massimo ciao, che non è un semplice accompagnatore, ma è uno dei precursori di quello che è stato il downhill. Beh. E con te tra un momento appunto parleremo di quello che è stato l'evoluzione di questo sport in canavese e a livello anche nazionale, perché lo seguite, siete parte integrante. Lorenzo, allora, come ti sei avvicinato a questo sport che è spettacolare, veloce, anche a volte definiamo un po' pericoloso, perché comunque prendete delle belle botte. Come ti sei avvicinato a questo mondo e cos'è che ti ha appassionato a questo sport? Grazie a sto mondo mi sono avvicinato con mio padre, così, che fin da piccolo mi portava sempre alle gare, così, quindi a vedere gli altri, così, anche durante la gara, così, andavo sempre a vedere per i percorsi e mi è sempre piaciuto tanto e ho iniziato. Diciamo che alla fine dei conti è stato un coinvolgimento che era d'obbligo, tra virgolette. Ti ha appassionato vedere questi che scendevano come dei matti. E oggi sei tu uno dei matti che scende, perché anche che velocità raggiungete? Dipende tanto dai percorsi, perché ci sono percorsi un po' più lenti, percorsi un po' più veloci, però non so, cioè di solito sui 30, così, qualche volta anche di più, però nei percorsi un po' in generale. Diciamo 30 all'ora, se sei su una discesa o un rettilineo va bene, ma in mezzo agli alberi con curve anche a 90, a gomito 90 gradi diventa un po' particolare e pericoloso. Sì. Massimo, a telecamere spente, prima ricordavamo, sei stato con un gruppo di canavesani, uno dei precursori, perché col team Ditec avete iniziato a portare, avete, diciamo così, da una costola di quello che era la mountain bike, quindi il team Daico, avete creato il team Ditec e avete portato il downhill in canavese. Siamo stati sì tra i precursori, perché comunque col team Ditec siamo partiti e abbiamo avuto anche degli atleti a livello nazionale molto importanti. Sì. È vero che avete anche voi avete aperto un mondo che all'inizio era veramente con un numero di iscritti anche molto limitato. Tra assolutamente, poi andando nelle scuole abbiamo tirato fuori tanti ragazzini e così siamo cresciuti e siamo ancora qui. E siete ancora qui. Lorenzo, quest'anno un cambio di società, quindi una nuova esperienza, una nuova avventura. Raccontaci un pochettino com'è stato questo approccio con il team, raccontaci del team. Quest'anno sono in un nuovo team, sono nel Rook Racing Team. È un team che qua in Italia sul downhill penso sia uno dei migliori. Sono molto contento appunto di essere entrato, anche perché quest'anno avrò dei compagni di squadra che mi aiuteranno molto, che sarà Davide Palazzari, anche lui uno dei migliori in Italia, e Davide Cappello, che anche lui quest'anno pure è arrivato terzo al mondiale, è stato veramente forte. Lorenzo, mi piace questa cosa che hai detto, ho molto da imparare anche dai compagni di squadra, perché effettivamente i tuoi risultati sono stati sino ad ora eccellenti, però c'è sempre da imparare. C'è sempre da imparare, sicuramente. Bene. Massimo, appunto, il downhill, il canavese ha conosciuto dei trascorsi importanti, sta conoscendo dei trascorsi importanti. A livello nazionale, come anche si sta sviluppando in Italia questo sport che arriva appunto da oltreoceano, ha preso piede? Beh, grazie ai bike park che ci sono in giro, tanti ragazzini comunque si stanno avvicinando, e grazie anche a tanti genitori che li accompagnano, perché la cosa più difficile nella nostra disciplina è proprio questa, l'avvicinamento alla disciplina, perché non ci sono, tolti i bike park e alcune scuole di mountain bike dove insegnano i ragazzi a crescere, la cosa più difficile poi sono raggiungere le varie località per poter allenare o portare i ragazzi ad allenarsi. Adesso fortunatamente qui anche in canavese si sta muovendo dei gruppi di ragazzi che stanno iniziando a pulire percorsi e tutto, che speriamo che in un futuro porti qualcosa di buono per tutti. Massimo, anche perché noi ormai è più di 20 anni che siamo nell'ambiente insieme ad altri ragazzi
siamo sempre partiti con il nostro rastrello, certo, a pulire i percorsi, e siamo ancora qui come volontari che stiamo cercando di portare fuori qualche ragazzino come Lorenzo e altri canavesani che stanno, che come nel cross country, enduro, downhill, stanno emergendo comunque. Ecco, perché è una cosa importante. Non teniamo conto di una cosa, nel senso che non è un, appunto, non si è su strada, non si è su una pista, su un circuito definito. Quello che è il downhill per l'allenamento è essere in mezzo ai boschi, su un terreno scosceso. Assolutamente. E non è che, diciamo così, sia facile anche creare quelle che possono essere le piste che ti servono. No, assolutamente non ce ne sono qui in zona. Dobbiamo crearceli e provare a fare qualcosa. Sì, per poter fare qualcosa un po' per tutti i ragazzi che si avvicinano. Certo, se è troppo difficile, ovviamente anche per chi si avvicina diventa molto pericoloso. Tanti non si avvicinano al nostro sport perché lo vedono come uno sport pericoloso, però io vi garantisco che i ragazzi, gli atleti, comunque a livello nazionale ma anche internazionale, fanno il track walk, quindi visualizzano già il percorso, poi sanno già dove mettere le ruote, quindi io non li definirei proprio dei pazzi, perché alla fine quando loro scendono sanno già tutto cosa fare, dove mettere le ruote, come poter gestire comunque la gara al meglio. C'è una preparazione dietro. C'è tanta preparazione dietro. Sì. Lorenzo, appunto, due trascorsi importanti, maglie tricolori, belle esperienze a livello nazionale e internazionale. Quest'anno 2023, quali sono gli obiettivi che ti poni e quali sono i traguardi, diciamo, che vorresti raggiungere nell'arco dell'anno? Parlare così, cioè, non so mai come, cosa succederà così, quindi i risultati, certo, mi piacerebbe sicuramente di fare l'europeo, portare a casa dei bei risultati, però a dire un po' perché può succedere di tutto. No, cioè, bisogna vivere giorno per giorno, esatto, anche in questo sport. Esatto. Poi è vero che non ti si può che augurare il meglio, quindi di vederti ai massimi livelli, poi è naturale che ci voglia un po' di pazienza, però diciamo che l'europeo potrebbe essere uno di quegli obiettivi che certo, puoi. Quello sicuramente. Poi vabbè, sarà sicuramente, farò l'XS, che è un circuito europeo, che quello lì c'è proprio della gente forte, e poi qualche gara anche in Italia con l'italiano, dove danno la maglia tricolore, anche quello lì è un bel risultato. Vabbè, bel obiettivo, ma ci sta. Quindi, da quello che capisco, quest'anno molto più a livello internazionale che sì, quest'anno sì. Forse anche perché questo è, diciamo così, il modo per fare quel passo successivo, per crescere ancora. Esatto. È importante. Massimo, chiudiamo raccontando, appunto, abbiamo detto, in canavese ci sono mossi passi importanti, si sta facendo tanto, l'impegno di volontari, giustamente, di sottolineare, volontari, perché voi lo fate non per un guadagno, assolutamente, c'è solo pura e semplice passione. Assolutamente. Però cosa si può fare, cosa bisognerebbe fare? Fare in modo che, tu hai detto, c'è tanta sicurezza, nel senso che esiste, poi come in tutti gli sport, ci si può fare male giocando a calcio balilla, come è, come nel calcio o comunque qualsiasi sport. Però che cosa bisogna fare? Quale ancora passo bisogna compiere per far sì che anche il downhill in canavese abbia ancora più spazio e più importanza? Beh, diciamo che qui in zona, da come ho capito, ha riaperto la Cialma, che hanno rifatto una seggiovia, mi sembra. Certo, stanno facendo dei lavori importanti. Ecco, visto che stanno facendo dei lavori, io della zona non conosco, in quella zona lì non conosco, però quella lì potrebbe essere potrebbe essere un bel incentivo. Se lì costruiscono un bike park, sarebbe veramente un bel riferimento per noi, per i canavesani, ma non solo. Anche si potrebbe avvicinare anche molta più gente alle località. Anche un po' sulla scia di quello che è successo in Valle d'Aosta, dove alcune note località sciistiche, certo, d'estate, dove non c'era neve. Quindi la Cervinia e tanti, la Twin, esatto, e tanti altre località. Sono diventato, definiamoli, i paradisi dei ciclisti, dei fuoristradisti, perché lì, certo, c'è l'opportunità, sì, di avere il mezzo per risalire e poi per scendere più di una volta in sicurezza, ma anche nell'arco della giornata più volte. Quindi sicuramente. Assolutamente, sarebbe bello. Cioè, per noi è quasi un sogno vedere un bike park qui nel canavese, perché ce ne sarebbe bisogno, perché noi comunque quando portiamo i ragazzi ad allenarsi andiamo su con i furgoni, e si scende, si ricaricano sui furgoni, e a noi manca un pochettino questo,
E poi ovviamente le scuole di mountain bike per avvicinare di più i ragazzini alle varie discipline, e così si può soltanto che crescere e migliorare. Beh, diciamo che noi l'appello lo stiamo lanciando, l'abbiamo lanciato, nel senso che anche chiuderei dicendo il downhill, come gli sport in generale, individuali o di squadra, spostano anche tanta gente, l'abbiamo visto di recente con la mountain bike di Thor, quindi significa anche turismo, la possibilità di far crescere il territorio. Quindi a questo punto lanciamo un appello, diciamo che se un po' le amministrazioni comunali, un po' gli enti superiori dessero anche una mano piccola ma consistente finalmente a questo sport, potrebbe essere l'opportunità. Sì, che per fare un bike park serio ci vanno anche delle persone serie che sanno quello che fanno per costruire i trail, comunque i percorsi. No, no, certo, perché assolutamente, se no, alla fine potrei anche potermi a disegnare su. Bravo. Ok, questa è una pista, andateci. Sì. Poi il rischio la sicurezza. Poi ovviamente devono essere costruite un po' per tutti, certo, perché ci sono vari livelli di capacità, visto che qua in Canavese comunque tipo Lorenzo quando si allena, Lorenzo, anche ragazzi canavesani che si allenano, comunque noi tipo ieri siamo andati 2 giorni in Liguria, perché in Liguria ci sono dei trail, ovviamente anche lì ci sono i furgoni, risalite con furgoni, e i ragazzi si ritrovano, tipo ieri e l'altro ieri è stato con tanti ragazzi comunque che sono anche loro a livello nazionale, internazionale, già conosciuti, si sono allenati. Sì, certo, e anche questo è bello perché si fa compagnia, si fa gruppo. Difatti anche con Lorenzo spesso ne parliamo, lui dice: i miei amici sono sparsi per l'Italia, sono sparsi ovunque, perché ovunque vai sai che conosci qualcuno, e il nostro sport è anche questo, il bello dello stare assieme ad altri ragazzi, perché il nostro sport ovviamente è individuale. Sei sempre da solo, o con il team come in questo caso. Diciamo che quando si scende per dare il massimo, quando si è finito si è amici tutti. Assolutamente. Fare un gruppo è divertente. Anche quando c'è la partita loro sono comunque un bel gruppo di amici. Che è una buona cosa. Questo è importante. Lorenzo, Massimo, grazie di esserci venuto a trovare, grazie di averci raccontato un po' del vostro mondo. Sicuramente ci rivedremo più avanti, parleremo sperando di buoni risultati, che dire, un bocca al lupo, buona vita, ci rivediamo presto. Grazie, grazie a voi.